Wattai a tutti, Ciurma qui da Giocherina in questo specialissimo video. Non so se si vede dalla mia faccia che sono veramente sfatta, perché questa signorina mi ha fatto veramente penare tanto. Prima di raccontarvi velocemente quello che è successo oggi, voglio rivolgere un gigantesco grazie a Rodrigo, perché alla fine, se ho tra le mie mani la PlayStation 4, è soprattutto a merito suo, che ha avuto l'immensa pazienza di stare dietro a tutte le sfighe che sono successe oggi. Quindi grazie veramente, amore, per tutta la tua pazienza. Ti amo, ti mando un bacione. Allora ragazzi, Play 4, incredibile ma vero, finalmente è mia. È il regalo di compleanno da parte della mia famiglia. Grazie davvero mamma, non so neanche in che altro modo esprimere la mia gratitudine per questo meraviglioso regalo di compleanno. Quindi grazie davvero mamma, ti amo tanto, ti mando un bacione. Brevemente, che cosa è successo oggi? Oggi è sabato 25 giugno, Questa mattina io e Rodrigo siamo andati, chiedendo in prestito la macchina, quindi ringrazio anche per questo Mami, Luki, ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile comunque questa cosa. Questa mattina abbiamo appunto chiesto in prestito la macchina e siamo andati in un centro commerciale qui vicino, e prima di entrare direttamente nel Carrefour, cioè proprio il supermercato vero e proprio, sono andata in quello che è il GameStop spagnolo, che qui semplicemente si chiama Game, e ho visto che avevano appunto diversi bundle che appunto includevano PS4 da 1 tera con 2 giochi a 399 euro. Quindi ho detto a Rodrigo: ma visto che sono inclusi 2 giochi, tra l'altro giochi recenti, mi conviene comprarla qua. Quindi abbiamo chiesto al commesso, e il commesso, non appena sentito la parola bundle PS4 da 1 tera, subito ha messo le mani avanti e ha detto: ragazzi, sono già finiti. L'offerta è talmente pazzesca che ovviamente le console e i bundle hanno fatto il fumo, e tra l'altro il tipo ha detto: non penso nemmeno che me ne rimanderanno. Allora l'unica cosa che il tipo ha potuto fare è stata controllare se in Game di altri centri commerciali erano ancora disponibili. Non erano disponibili più in nessun altro negozio tranne che in uno, era un centro commerciale a una decina di minuti da qua, un quarto d'ora, e il tipo ha detto: se volete chiamo il negozio, se passate oggi pomeriggio ve lo tengono da parte. Ovviamente abbiamo detto di sì. Il bundle includeva la PS4 da 1 tera, Uncharted 4 e The Division. Quindi il tipo ci ha fatto mettere da parte questo bundle. Intanto poi oggi Rodrigo, poverino, è andato al lavoro, ha fatto il turno del pranzo, si sono fatte le 4:20 e Rodrigo è tornato. E purtroppo è successa la sventura che la macchina non partiva. Quindi, successa questa cosa, abbiamo dovuto aspettare che arrivasse l'assistenza per farla partire. Abbiamo aspettato quasi praticamente un'ora. Arrivato il tizio dell'assistenza, siamo riusciti a far partire la macchina. Ormai erano le 5:20, siamo partiti, ci siamo diretti in quest'altro benedetto centro commerciale. Arriviamo in questo benedetto centro commerciale, vado dritta al Game, aspetto tra l'altro 2 altri clienti che erano prima di me. Avevo comunque fretta perché Rodrigo, poverino, lavora anche questa sera, per cui non è che avevamo tutto il giorno per stare lì. Finalmente arriva il mio turno, parlo col tipo: guarda, mi avete messo da parte a PS4, però va perfetto. Il tizio prende il bundle, prende l'altro gioco, cioè quello di The Division, dopodiché gli chiedo di comprare anche l'abbonamento a PlayStation Plus da 3 mesi, perfetto. Il tipo fa tutto, passa tutto alla cassa, bla bla bla, devo pagare con la carta ovviamente perché non è che mi porto dietro contanti. La carta di credito non mi ha mai dato problemi da quando sono qui in Spagna, vado per pagare con la carta, operazione negata. Vabbè, può succedere una volta. Il tipo: ritentiamo. Seconda volta, operazione negata. Terza volta, operazione negata. Il tipo addirittura è stato così gentile da rifare tutta la transazione nell'altra cassa per provare con l'altro affare. Operazione negata di nuovo. E io sono rimasta veramente allibita e di merda. Avevo fretta, erano successe sfighe prima di riuscire ad arrivare lì, e ovviamente la carta non andava. E il tipo è stato così gentile da dire: guarda, se vuoi te lo tengo da parte fino a lunedì. Vabbè, ok, proviamo a far così. Ce ne andiamo incazzati e amareggiati dal centro commerciale. Allora a quel punto Rodrigo, visto che comunque avanzava ancora un po' di tempo, è stato così paziente da dire: passiamo, visto che comunque quando andiamo verso casa ci passiamo vicino, ad un Carrefour. Se trovi la versione da 1 tera con Uncharted, prendila lì. Arriviamo fino al Carrefour, intanto traffico, semafori,
insomma, lasciamo perdere. Scendo, entro a Carrefour, lo vedo, il bundle quindi da 1 tera con Uncharted 4, alla fine ci sono riuscita. Evidentemente stavano avendo problemi di linea lì al game, perché quando sono andata per pagare questa lì al Carrefour, in 2 secondi l'operazione è stata accettata. Ci tenevo a raccontare tutto sto bordello per ricordarmene anche io in futuro, per ricordarmi quanto cacchio mi ha fatto penare. È stata una giornata veramente infernale, alla fine direi che comunque ne valsa la pena, perché alla fine sono riuscita a comprarla, però è stata veramente una di quelle giornate che uno vorrebbe soltanto che finissero. Quindi torno a ringraziare comunque Rodrigo per la sua immensa pazienza e comprensione, torno a ringraziare mia mamma per questo splendido regalo di compleanno. Comunque non è stato l'unico regalo di compleanno, però per quanto riguarda gli altri regali, ragazzi, farò un video a parte, perché questo è specificatamente l'unboxing di questa Play 4. Quindi non perdiamo più tempo, perché ormai il video già sarà durato un'eternità, e andiamo ad unboxarla. Ed eccoci qua, ragazzi, scusate se sentite rumori di traffico, però siamo qui sulla strada quindi non ci posso fare niente. Non vedo l'ora di aprirla, anche perché tra l'altro la batteria della macchinetta è lì per scaricarsi, quindi me devo anche sbrigare. Analizzando la scatola, semplicemente qui la parte frontale c'è appunto PS4 da 1 tera con questa magnifica immagine di Uncharted 4. Dopodiché su questo lato sono ovviamente rappresentati quelli che sono i componenti all'interno della scatola. Dietro viene descritto il gioco, poi ci sono tutte insomma le altre caratteristiche del PSN Plus, il DualShock, eccetera eccetera eccetera, e qui l'altro lato semplicemente la rappresentazione di nuovo di PS4 da 1 tera con Uncharted. Andiamo ad aprirlo, qui c'è un simpatico scotch che blocca l'apertura, ecco qua, perfetto, la scatola è stata finalmente aperta. Vediamo un po' come ci aspetta la cara PS4 al suo interno. Pesa la piccolina. Ecco fatto, questa è la scatola che c'è all'interno, dentro non c'è più niente, e adesso andiamo a aprire. Ecco qua, tiro su quest'altra linguetta, aperto questo lato qui, vediamo immediatamente qualcosa di carta. Come avevo ben previsto, la batteria della macchinetta alla fine non ha tenuto, quindi ho dovuto ricaricarla. Sono usciti fuori prima di tutto questi bei malloppi di carta, di cui uno è un coupon che appunto pubblicizza Uncharted 4, la guida di inizio rapido alla Play, il manuale di sicurezza, il manuale di garanzia. Cose che non ci interessa minimamente guardare. Proseguiamo. Sotto questo malloppo di carte ci sono questi. Allora, prima di tutto incontriamo il piccolo, essenziale direi, auricolare che si attacca direttamente al joypad. È appunto estremamente semplice. Qui vediamo l'auricolare, poi qui appunto vediamo l'affarino per accendere e spegnere il microfono, la pinzetta per agganciare il filo ai propri vestiti e il jack. Probabilmente Sony avrebbe potuto magari fare un po' meglio per la questione auricolare, però vabbè, poco importa, insomma, andiamo avanti. Qui vediamo il cavo HDMI, che non vi sto ad aprire perché non serve, e qui il cavo USB che ci servirà appunto a collegare il joypad alla PlayStation 4. Neanche questo ve lo apro, ragazzi, perché sarebbe come scoprire l'acqua calda, capite? Proseguiamo. Aprendo quest'altro scomparto di cartone, troviamo il cavo che servirà appunto ad alimentare elettricamente la nostra PlayStation 4. Non ve lo faccio vedere da vicino, tanto inutile, ragazzi. E qui troviamo il joypad. Mi sto emozionando a tenere. E opla! Allora, ragazzi, vi dirò, quando a suo tempo fu presentata PS4, io ero molto scettica sul design di questo nuovo joypad. Però vi dirò che adesso che lo sto tenendo così in mano, mi piace. Non pensavo mi piacesse così tanto, incredibile. Con il suo fantastico LED sopra, insomma, tutte caratteristiche, ragazzi, che io sto scoprendo adesso, ma la maggior parte di voi, una buona parte di voi, già comunque ha scoperto, ha vissuto, ha giocato, insomma, quindi passiamo avanti. La parte iniziale è terminata. Adesso, tirando un po' questi cartoni, vediamo che cosa ci aspetta più dietro. Scomparto segreto l'hanno messo. La prima cosa che afferro, se riesco, è proprio questo.
e lupi. Oddio ragazzi, non vi posso spiegare l'emozione che sto provando, perché cioè cazzo, Nathan Drake è tornato, io non vedo l'ora di giocarci ragazzi. Sono al settimo giro, Dio mio. E che adesso farò l'unboxing anche del gioco, ma prima di arrivare al pezzo forte di questo unboxing io terrò la parte di sopra intatta, perché sono una maniaca di merda, quindi lo terrò nella sua plastica. Ed eccolo qua ragazzi, è lui Uncharted 4. Adesso lo apriamo. Qui ovviamente troviamo il disco di gioco e qui semplice foglietto, perché ormai i manuali delle istruzioni sono diventati un optional, un semplice foglietto dove ti spiega molto velocemente i comandi. Dietro ti dice che se vuoi giocare online ovviamente devi iscriverti al PlayStation Plus, cosa che comunque farò. È il mio primo gioco PS4 e sono felicissima che si tratti di questo qui. Incredibile! Siamo anche questa meraviglia da parte e adesso non rimane che lei. Arriva! Il resto della scatola è vuoto ragazzi, quindi la metto da parte ed eccola qua. Sono super emozionata ragazzi. Madonna, non ci sto ancora credendo, ve lo giuro che è mia. Adesso, oddio, non penso di mettermi a piangere, però c'ho la gioia proprio in corpo. Non voglio manco toccarla, perché c'ho paura di sporcarla. Aspettate, la afferrerò con un panno antipolvere. Eccola, arriva, rullo di tamburi, signore e signori. Madonna, già c'è il polvere sopra. Eccola, è lei. No, c'è polvere dovunque, non è possibile. Quindi ragazzi, non ho altro da unboxare, perché era tutto qui, tra virgolette, tutto qui. Finalmente passo anch'io a Next Gen. Ringrazio di nuovo tutti quelli che hanno reso possibile questa cosa. E quindi niente ragazzi, questo video termina qui. Ricordo a tutti che ho una pagina di Facebook che trovate in descrizione, tutti i link dei miei social. Nient'altro da aggiungere, grazie a tutti, un saluto, un bacione e a te e a tutti, ciurma, la giochierina felice. Ciao ragazzi.